esagero sulla richiesta. Per cui abbiamo fatto in modo di attrezzare la palestra di liceo, come si ricordare, essendo una palestra di scuola, come dire, svolge per dei ragionamenti suo compito, per cui abbiamo anche dato l'attrezzato necessario per poter avvenire il possibile, consentire a questa scuola di poter svolgere il suo campionato. Mi fa piacere avere tante facce nuove, tante facce di ragazzi, che sono molto importanti, perché sono tanti giovani, quindi devo dire che è un inno a un cambio generazionale. La voglio chiudere qui perché stasera non è come il nostro momento, giusto che siano i tecnici, siano gli atleti, siano chi in questi giorni credo sia mettendo a punto uno sforzo molto grande. Una piccola nota di genere, io spero che insomma, questa Serie B manca, io faccio parte della generazione della Serie B l'ha già vista, ha visto la Serie B, ma l'ha vista veramente lo sconcino, cioè l'abbiamo vista e non l'abbiamo vista più. Penso che l'anno dopo giocando in un circuito c'è il centrale di Roma, ha un piccolo nota autobiografica, insomma, anche però diciamo una squadra che ha un po' lezionato, Modugno ha detto che era il martello, lo dico, ha collezionato solo punti del campionato di giugno, un record che spero sia certamente, come dire, confermato da questa squadra, ma è piccolo non tanto problema. Un in bocca al lupo forte, poi saremo sempre sollecitati a tifare, perché è giusto che la città si raccolga intorno alla squadra e si raccolga intorno a questi imprenditori giovani, bravi, in un momento che non voglio sottolineare, non positivo per l'economia e per le aziende, hanno sicuramente fatto uno sforzo notevole per consentire alla nostra città di stare all'apice della nostra volta. Per cui io la posso, non siete invitati a tutti gli sponsor tecnici e i nostri valenti più grandi imprenditori che diciamo, stanno sopperendo con la loro risorsa e che facendo uno sforzo notevole dal punto di vista economico per consentirci di avere la sua vita. Quindi veramente un grosso applauso. Innanzitutto va anche a Valerio Corrosa, che è un progetto molto bravo, molto massimo. Sì, è chiaro, ma direi che vabbè, poi passeremo. Ma scusa, assessore, cioè, non precede, non mi precede, già che hai nominato la presentazione particolare. Vabbè, comunque, come avete notato, mi ricordo soprattutto ai forestieri, noi abbiamo uno staff politico di particolare livello, almeno come dialettica siamo all'apice, avete notato che sera con il sindaco e l'avete constatato stasera con l'assessore Giuseppe Carucci e con l'assessore provinciale Franco Gentile. In realtà sono ragazzi giovani e preparati. Il Presidente, caro Presidente, quanto, non so se tratti del tu o del lei in questo momento, quanto ti senti emozionato per questo incarico? Intanto volevo ringraziare tutti per la presenza e spero che questa presenza vada a crescere sia a Caserta che in trasferta, come sono quest'anno veramente della porta di tutti i tifosi, quindi grazie per il tuo lavoro. Emozionato sì, parecchio, perché la responsabilità è tanta quest'anno, visto che si comincia a parlare di campionati di professionisti, la B2 è un campionato importante, quindi sicuramente l'emozione c'è per questo motivo. Emozionato perché raccolgo qualche modo la sfida. Io volevo sottolineare il fatto che se siamo qui oggi a parlare con molto di due, lo dobbiamo sia ai tifosi, alla società, in particolar modo al Presidente Fedecarlo, che ha permesso alla squadra di raggiungere questo obiettivo con tanti investimenti sia economici che di tempo. Applauso. Emozionato anche per
tanti anni di presenza in vertice della società, ha deciso di diciamo, passare il testimone, soprattutto per, secondo me, lanciare un segnale, nel senso che fino a ieri c'era lui che rispondeva di tutte le azioni della società e si è caricato un segnale di troppe responsabilità. Quindi questo segnale ha permesso quest'anno di guardarci più negli occhi tutti quelli della dirigenza e assegnarci dei compiti più precisi, cercando di fare un po' di programmazione e di lavorare un po' di più piuttosto che lasciare a l'unica persona la responsabilità di rispondere delle azioni dell'autorità. Quindi ci tengo a ringraziare soprattutto Tony Rocco, che sta facendo un grande lavoro nel contattare sponsor, Giovanni, tesoriere, che sta disturbando tutti che devono di fare l'abbonamento, insomma tutti ci stanno mettendo il massimo. È importante, però voglio raccogliere questa sfida e spero che tutti ci mettano di loro per raggiungere l'obiettivo che quest'anno ci siamo prefissati, che è quello di salvarci. È inutile, diciamo, lanciare programmi. Il nostro obiettivo quest'anno deve essere quello di fare una salvezza quanto più possibile tranquilla. E adesso, insomma, la palla passa al mister, che adesso presenteremo insieme alla squadra, che sta facendo un buon lavoro e vedremo, spero, bene i risultati. Ascoltare anche Enzo, perché credo che tu maledirai quel giorno che hai detto non farò più il presidente, sono già perché il campionato è prima battuta, quindi un pizzico di emozione dopo 6 anni di presidenza, dopo aver condotto la squadra fino alla Serie B. Ciao. Buonasera a tutti. Allora, intanto sì, sento anche un po' io un po' emozionato perché dopo 6 anni esperienza, no? Molto positive, alcune negative, mi sento un po' emozionato, forse mi sento anche un po' più vecchio da presidente uscente, da 39 anni, sono già un ex presidente di questo, mi sento un po' a disagio. Sicuramente volevo anche chiarire bene le ragioni di questa mia scelta. È vero che io dissi all'inizio del campionato scorso, se non vinciamo il campionato non sarò più il presidente, però la mia in quell'occasione era più una volontà di voler spronare tutti quanti a raggiungere l'obiettivo, lo dico solo stasera, che non una vera volontà di lasciare la presidenza. In realtà la scelta è venuta successivamente, perché, come penso sappiate tutti, il momento dell'economia, del lavoro sta vivendo momenti a dir poco difficili. Anche la nostra azienda, l'azienda di Carlo, sta cercando di superare questo momento che non è facilissimo. Nel nostro settore, l'edilizia, si sta soffrendo molto e quindi ho deciso di dedicare più tempo insieme a mio padre e mio fratello all'azienda. Ho deciso anche di non, anche se questo non lo hanno dovuto dire gli amici, però ho deciso anche di non distrarre risorse economiche anche per la pallavolo e quindi ho deciso di fare un passo indietro. Quindi con la fine del campionato scorso ci siamo ritrovati in una situazione un po' paradossale, cioè con un obiettivo che cercavamo di raggiungere da 6 anni, quello di arrivare in B2, e ce lo siamo ritrovati, ce lo avevamo in tasca, e non avere la possibilità di andare avanti. Quindi io ho chiamato tutti, ci siamo messi intorno al tavolo, ho spiegato che non potevo
principalmente economicamente la società, ma anche come impegno personale. Devo dire che la fortuna è stata avere amici e collaboratori che con caparbietà hanno deciso di portare avanti comunque questa esperienza. Quindi se qui stasera siamo a presentare la nuova squadra, per il nuovo campionato, è esclusivamente grazie a loro. Hanno deciso, malgrado la mancanza di supporto alla nostra azienda, di chiamare comunque la squadra dei caparbifissi, e diciamo, di questa cosa io vi ringrazio pubblicamente. La cosa mi emoziona anche molto. Ringrazio anche Attilio, perché ha voluto, prima scherzavo con Ciccio per dire no, noi cerchiamo di dare l'esempio, perché i presidenti si devono cambiare ogni giorno, no? Tutti devono dare anche questo messaggio, no? Di cambiamento. Lui mi ha detto sì, però è anche un bel fratello, no? Per diventare presidente. Questo è vero, quindi è un impegno di grande responsabilità, quindi non solo di responsabilità economica ma anche organizzativa. Quindi siccome anche lui titolare di un'azienda, è il momento, non è facile, nemmeno, no, penso per il loro settore, perché insomma siamo amici, ci discutiamo anche di questo. Lo ringrazio anche per avermi dato un po', come dire, il cambio in questo momento, e sono felicissimo che lo abbia fatto lui, e sono sicuro che potrà dare anche qualche idea nuova alla società che dopo 6 anni probabilmente non basta. Quindi io faccio un bocca al lupo alla squadra, al mister, e io ovviamente nelle partite che faremo in casa sarò sempre lì al mio posto a tifare per il mondo. Salutiamo l'assessore. Comunque, no. Sono parole importanti quelle poc'anzi ascoltate da Enzo. È la dimostrazione di quanto sia carica di contenuti e di valori la nostra società. Potevamo anche fare a meno ed enfatizzare tutto quanto, ma la realtà è questa, noi andiamo avanti comunque con abnegazione, con volontà, con cocciutaggine, perché anche quest'anno faremo il nostro dovere. Sono convintissimo, non lo dico, andiamo avanti. No, perché gli altri anni sono sempre